Qui con Nazareno a quasi 24 ore da questo evento che si è tenuto qui alla taverna Bugoschi a Extra Hop in Beer Shop, e con ben 8 birrai siciliani che sono venuti a trovarci, e la serata è andata abbastanza bene, abbiamo sudato i fusti, c'era tanta gente interessata. Il tuo bilancio dopo questo evento, insomma, visto che tu sei stato l'attore principale che ha realizzato questo evento, per quale sono fatto tutti i complimenti. Il bilancio è sicuramente positivo. La gente ha apprezzato, le birre sono state apprezzate tutte. Noi abbiamo fatto questa serata giusto per far conoscere le birre artigianali siciliane, di cui qua abbiamo ben tre colonne dedicate solo alla Sicilia, quindi Epica, Irias, abbiamo i Blon, Ramon, la Malarazza, un po' Trimutura, tutti quelli che erano presenti, più anche altri ovviamente birrifici siciliani. Questa serata è stata fatta per cercare di promuovere il consumo locale. Solo un secondo, torniamo subito. Per promuovere il consumo locale, quindi per noi era importante che il consumatore conoscesse, potesse apprezzare più queste birre, perché siamo in Sicilia la birra buona c'è, beviamoci la birra siciliana. Quindi, e ora, questo evento ha destato molto interesse, perché Palermo purtroppo non ha tanti locali che promuovono la birra artigianale in generale, e poi in particolare quella siciliana. Anche ieri sera mi hanno chiesto: ma sta birra artigianale siciliana esiste? Sì, c'è, è buona, è di qualità? C'è, e voi siete in questo momento una delle roccaforti, cioè l'obiettivo ovviamente è ampliare il consumo, e speriamo che questa serata sia servita non solo a voi ma anche insomma ai birrifici siciliani per proporre la loro birra di questi locali. Come tu hai avuto modo di vedere, sono giovani, hanno belle idee, hanno potenziale per crescere, e poi la cosa bellissima è la collaborazione. Loro prospettano collaborazioni fra i birrifici, quindi questa coesione può solo portare cose positive. E questa collaborazione sicuramente l'abbiamo vista, anche scherzavano, ridevano dietro il bancone, partecipavano attivamente, poi c'erano tante persone che facevano domande, ma l'Extra Hop si è sempre contraddistinto in questi ultimi anni nel fare tanti eventi, uno degli ultimi con l'Inside poche settimane fa. Tu continuerai a fare degli eventi? Certo, per noi promuovere la birra di qualità è sicuramente il nostro obiettivo, quindi questo negozio è specializzato sul prodotto birra, e quindi le porte sono aperte. Chi vuole venire qui a fare le serate insieme a noi, il pubblico c'è e aspetta, è desideroso di conoscere e di scoprire nuovi sapori, e quindi nel futuro sicuramente abbiamo intenzione di farne altri. Vorrei sottolineare l'ultima cosa, la collaborazione con Ion Brewer, perché Marco Altamore, che era presente a rappresentare l'associazione, è presente spesso qui, è stata anche una delle tappe degli Ion Brewer siciliani. Sì, la prima tappa di questa. È importante per te, poi tu sei uno che vuole anche mettere le mani in pasta, insomma, fare la birra direttamente, è una cosa che ti piace, e qui possiamo trovare anche le attrezzature per fare birra in casa. Questa cosa tu la puoi continuare a fare, quindi ci saranno anche altre cotte qui, pubbliche. Esattamente, le cotte pubbliche ci aiutano a far conoscere ancora meglio il mondo birra. Le persone quindi si avvicinano quando facciamo queste giornate dedicate agli home brewer, e insieme a loro facciamo delle vere e proprie cotte qui. Ovviamente non vanno in vendita, poi vengono degustate. Come prova, sì, faremo delle cose che abbiamo fatto già in passato, quella che c'è in cantiere però che sta fermentando è quella che ha fatto Luciano di Steside, che tu hai già assaggiato, devo dire, la mano di Luciano si vede. Fine gennaio penso che faremo una serata dedicata a quella birra prodotta qua, penso che a gennaio ne faremo un'altra, ancora non abbiamo deciso cosa, però diciamo le birre da fare ce ne sono tantissime. Cosa ti auguri per il 2016 Nazareno? Perché questa serata è stata anche difficile per certi versi da organizzare, con i minimi dettagli. Stefano Ferrante ci ha aiutato anche nella parte gastronomica, ringraziamo, ci ha aiutato tantissimo negli abbinamenti, il cibo è andato a ruba, è stato veramente un successo. Ma cosa ti aspetti per il 2016? Cioè aumentare sicuramente la conoscenza della birra artigianale siciliana, poi in particolare, perché non tutti sanno che si fa birra in Sicilia e di qualità. Qual è il tuo auspicio per il 2016? Allora, dobbiamo dire che sicuramente incrementare è l'obiettivo di tutte le aziende, okay? Però consapevolmente, nel senso che noi vogliamo che il consumatore non la compri soltanto perché
è buona, perché noi diciamo che è buona, ma che leggendo la storia che c'è alle spalle si avvicini a questi, a queste aziende e capisca il valore che hanno queste aziende nel nostro territorio. Anche perché ognuno di loro ha una storia diversa. Sì, sì. E quindi sono anche interessanti da scoprire, quindi questo è il tuo auspicio. Cioè, nel 2016 io prevedo che ancora la qualità delle birre siciliane sia in aumento, cioè che comunque sia partito il trend in aumento, cioè loro mi fanno sparare bene. Sì. E quindi venite all'Extra Hop, noi vi auguriamo un buon 2016 e magari ci vediamo presto per un'altra serata dedicata alla birra artigianale siciliana. Buon 2016, a presto, ciao!